Spero, perché sono un po' un chiacchierone, un cascino all'interno. È un luogo antichissimo, la più antica testimonianza risale addirittura al 1154, citata in una pergamena conservata alla biblioteca di Sant'Ambrogio. La faccio un po' veloce la storia, ma sennò ci impiegheremo un po' troppo. Nel 300 viene indicata come la possibile residenza estiva di Ottobre. Si tratta, soggiornò per 8 anni a Milano, dal 1353 al 61, amava l'ambiente agreste, l'ambiente bucolico, in modo proprio viscerale, e appena poteva sfuggiva dalla già allora caotica vita cittadina per rifugiarsi in luoghi ameni e soprattutto ricchi d'acque. Nel suo soggiorno di Milano, in una bellissima lettera al Milo VII di Genova, cita perfettamente, chiaramente, i fonti piccoli e lucidi, che sono ovviamente i fontanili, che circondavano la sua solitudine di inferno di interno. Quindi la tradizione indica che questa sia la casa del Petrarca. Molti storici lo confermano, qualcun altro invece non è del parere. Però, al di là di questa diatriba che è secolare, perché è una diatriba che va avanti da più di due secoli sull'interno sì, l'interno no, questo luogo ha delle connotazioni petrarchesche notevoli, perché è ancora circondata da fonti piccoli e lucidi, che sono i fontanili. In questa lettera cita le anite dai paludi, gli augelletti dai nidi, lepri e caprioli dai campi, cioè tutti i prodotti della terra che fanno a gara gli portarmi gli umili miei vicini. Ecco, gli umili suoi vicini, vicini del Petrarca, i contadini dell'epoca, facevano a gara a portare i frutti della terra al grande Petrarca. Ed è quello che stiamo cercando di fare noi come associazione per quando ci occupiamo di Petrarca, è per esaltare questo spirito bucolico. Petrarca si emozionava non solo nel vedere l'acqua pulita, ma anche nel veder crescere le piantine. Nel suo orto di Santa Valeria misurava le piantine, era un po' un ecologo ante litteram, o anche, come l'ha definito il professor Forni, uno sperimentatore dell'agricoltura. Quindi questo aspetto non ben conosciuto di Petrarca, noi cerchiamo di portare avanti questo aspetto, che ritroviamo ancora totalmente nella sua casa di Arquois. In una lettera scrisse negli ultimi anni della sua vita: faccio l'architetto, faccio l'agricoltore. Quindi questo spirito agreste di Petrarca noi cerchiamo di portarlo avanti. Poi nel corso dei secoli, nel Settecento ebbe un grande sviluppo a seguito del catasto teresiano, della riforma innescata dal catasto, con la sistemazione idraulica, le escavazioni fontanili, la famosa chiusa del Tribaseloni, che se abbiamo tempo andiamo a visitarla. Quindi ci fu l'espansione agricola, perché il catasto teresiano obbligò i proprietari dell'epoca a interessarsi dei loro poderi fuori Milano. Quindi i nobili proprietari che lasciavano andare un po' le loro proprietà, grazie al catasto teresiano trovarono motivo per occuparsene. Quindi questa cascina era di proprietà del conte Lissandro Acquagno, nel 1700 e rotti. Nel 1800 era proprietario un certo Enrico Venegoni, che per dare lustro un po' alla sua proprietà fece apporre nella chiesettina una lapide in cui ricordava il soggiorno petrarchesco. Questo nel 1853. 100 anni dopo, invece, nel 1953, inizia la decadenza assoluta di questo luogo, perché nonostante la storia, tutte le vicissitudini umane, pensate a quanta gente si è sposata, è stata battezzata e ha avuto purtroppo anche l'ultimo saluto nella chiesettina, quanta gente viveva in questa cascina. Anche nel dopoguerra tutti questi locali erano stati trasformati in mini appartamenti di 12-13 metri quadri, vivevano anche 7-8 persone, famosi con la valigia di cartone, che arrivavano dal sud. Quindi tutti gli immigrati dal sud vivevano qui in cascina interna, c'erano centinaia e centinaia di persone. Il famoso servizio del Pelle Vespasiano è stato realizzato, appunto, era l'unico servizio, chiamiamo igienico, pubblico per centinaia di persone. Ecco, era l'unico lavandino dove avevano l'acqua corrente.
immaginate in che condizioni vivevano anche questa gente, magari 3-4 figli, 10 metri quadri, non sto esagerando. Comunque vabbè, nel 53 inizia la decadenza, cerco di farla breve ma non ci riesco, la chiesetta venne smantellata, addirittura ci misero un'officina meccanica che spaccò lo spaccabile, la proprietà prima di trasformarla in un'officina smantellò, portò via tutti gli arredi sacri, compresa la famosa lapide del Petrarca, e iniziò la decadenza di Cascina Interno fino agli anni 80. Negli anni 80, con Angelo e con altri abitanti nativi, con Enrica, con altre persone che avevano a cuore, che abitavano qui, abbiamo iniziato così a far rinascere questo luogo, innanzitutto ridando forza e senso all'antica festa del 15 agosto. La chiesetta è dedicata alla Madonna Assunta e il 15 agosto veniva svolta fino agli anni 52-53 una grandissima festa che aveva anche delle radici secolari. Ecco, dall'80 in poi abbiamo cercato di ripristinare queste cose. Nel 94 venne fondata l'Associazione Amici del Cascina Interno con lo scopo di dare un futuro a questo luogo. Tra mille vicissitudini che non sto qua a raccontarvi, arriviamo al giorno d'oggi. Una tappa dove fare nel 2010, la cascina venne definitivamente acquisita dal Comune di Milano. Quindi nel giugno 2010 il complesso è passato al Comune di Milano. Anche lì c'è stato qualche squilibrio, qualche diatriba, qualche zeppa nella ruota. E arriviamo nel settembre dello scorso anno, nel settembre 2012, c'è stata la grande svolta con la presentazione ufficiale del progetto da parte di Politecnico sulle idee di recupero di Cascina Interno, che erano iniziati a luglio. Sì, esatto. C'è stato prima dell'intervento pratico di Cascina, del Politecnico su Cascina Interno, il Politecnico su richiesta del Comune di Milano, in collaborazione, ha vinto, se si può dire, un bando carico molto bello che è intitolato per un distretto agricolo e culturale milanese. E per esaltare sì l'agricoltura ma anche e soprattutto il ruolo culturale svolto dall'agricoltura. Non è solo la coltivazione dei campi, ma è anche la nostra tradizione, la nostra vita, la nostra terra, la nostra cultura. Ecco, questo progetto Agricultura, ecco, è stato poi mutuando un attimino dal nostro slogan Agricultura, che riassume un po' tutto quello che facciamo. Anche il progetto per un distretto agricolo e culturale milanese, forse un po' lungo, adesso viene chiamato progetto Agricultura. Ecco, questo binomio riassume un po' il tutto. Cosa siamo, cosa vogliamo fare noi dell'associazione? Vogliamo dare un futuro a questo luogo così antico, no? Così importante. Soprattutto vogliamo demolire quel binomio estremamente negativo che vuole agricoltura e città, agricoltore e cittadini in antitesi o in discordia. Non è assolutamente vero, è stata l'arma vincente degli speculatori edilizi che, giocando su questa cosa che l'agricoltura fosse arretratezza, sporcizia, del fiume, roba da cancellare, hanno distrutto un territorio fertilissimo che è il territorio milanese per realizzare degli anonimi insediamenti residenziali o industrie. Benissimo, ci vogliono case, ci vogliono industrie, però andare a sventrare l'area più fertile del mondo per fare delle cose che potevano essere fatte altrove o magari fatte meglio, non sono state scelte assurde. Quello di mettere l'industria altamente inquinanti in un posto di sorgenti, perché Milano è un'area di sorgenti d'acqua, è stata una scelta a mio parere scellerata, però così è. Il binomio quindi agricoltura contro la città, agricoltore contro i cittadini è da sfatare. Cascina Interno e Parco delle Cave invece sono la dimostrazione pratica che le due cose possono vivere. L'agricoltore può vivere col cittadino. Qui a Cascina Interno fino al 2002 c'era un'azienda agricola funzionante, spero che torni l'agricoltore, speriamo tutti.
e, la, e nel Parco delle Cave c'è agricoltura e c'è frequentazione da parte della cittadinanza. Questo è quanto stiamo portando avanti come Cascina Interno. Il Politecnico, anche il Comune prima, ha ritenuto le nostre linee guida, il nostro progetto culturale valido e meritorio di essere tradotto, diciamo, in pratica. La chiudo dicendo, da parte nostra organizziamo mediamente 25-30 iniziative all'anno, forse anche qualcuno in più quando capita, sono conferenze, incontri, visite guidate, appunto per portare la conoscenza sul territorio. Cicciari troppa lì. Buongiorno a tutti. Dunque, compito difficile perché sono qui oggi insieme a due colleghi, ma forse in rappresentanza di un vastissimo gruppo di colleghi che ci si sta occupando di Cascina all'interno. Già dal 2010 almeno che noi ce ne occupiamo, e in modo più assiduo da quando è stato vinto il bando di Fondazione Carico, quindi diciamo 2011-2012. Perché lavoriamo tanto sulle cascine? Perché le riteniamo un patrimonio insostituibile. Patrimonio che non è costituito solo dai fabbricati, che qui fanno una cornice magnifica, ma è proprio anche dai loro campi. Questo binomio che noi chiamiamo unità campo-cascina, sistema campo-cascina. Perché banalmente, e tutti gli agricoltori lo riterranno un'affermazione di un'estrema ovvietà, ma che per i cittadini non sempre è così, che senza campi una cascina non sarebbe esistita. E quindi valorizzare, riqualificare una cascina vuol dire ridarle unità, mantenere la sua unità che aveva con i campi. E qui sono ancora leggibile, abbiamo una grandissima fortuna a Cascina all'interno, perché i suoi campi sono qui fuori. Siamo dentro la città, ma i campi sono mantenuti e ancora mostrano quello che producevano un tempo, anche se direttamente gli animali non sono qui, ma sono vicino a Caldera e vicino. Ecco, quindi è un patrimonio, come diceva giustamente Gianni, materiale, fisico che noi vediamo, e immateriale che l'associazione porta avanti nella trasmissione con grandissima efficacia. E noi, come tanti, ci siamo appassionati di questa cascina, fra le cascine delle quali in Milano stiamo studiando l'evoluzione e stiamo collaborando con il Comune per dare delle possibilità di riuso, di recupero e soprattutto conservazione in correlazione ai loro caratteri. Per questo faccio un breve inciso su quello che voi vedete qui esposto, che sono i lavori che noi abbiamo portato avanti come laboratorio di restauro architettonico nel corso di due anni accademici, quello 2012-2013 e quello precedente, che con la collaborazione di diversi docenti ha potuto concentrarsi sul rilievo dei manufatti e del loro paesaggio, adesso, delle cascine, portare ad un rilievo dei materiali, del degrado, su cui erano degrado raggiunto dalle strutture e dal paesaggio, e proporre alcune soluzioni. I due laboratori avevano finalizzato